La cena era stata fissata per le 8 di sera. Mancavano meno di 2 ore e mezza, il tempo sufficiente per lavarsi e vestirsi decentemente. Ginevra era entrata nella doccia da poco, senza sapere che il suo ragazzo la stava guardando dal vetro appannato della doccia che mostrava la sua seducente silhouette. Bruno aveva ancora la camicia e i jeans addosso. Non si era degnato nemmeno di rimettere il suo gilet nella valigia, con la scusa di doverlo indossare il giorno dopo. Alla fine non pensavo di dover indossare un vestito elegante. Fortuna che Eli ha insistito per metterlo nella mia valigia. Sarà solo per stasera. Domani ci sarà il concerto e domenica avremo la serata solo per noi, prima di dover tornare a Los Angeles. Si asciugò il viso dopo essersi sciacquato per bene. Un po' mi dispiace essere tornato solo per esibirmi su un palcoscenico dalle luci epilettiche, però... Si fermò osservando dallo specchio la ragazza prendere la spugna. Sono contento che potrò stare più tempo. Il signor Jenkins è stato davvero gentile ad approvare questo concerto. Si vede che ci tiene tantissimo a te. Si girò per avvicinarsi alle ante di vetro della doccia appannate, appoggiandosi appena al mobiletto di fianco con il fondoschiena. Già, devo riconoscerlo. Se vuoi fare bella figura, però, devi farti una doccia anche tu. Il suo sguardo diventò ad un tratto sensuale. È per caso un invito, Miss Jean? Certo, signorino Hernandez. Rispose mordendosi poi il labbro inferiore. Non sapeva neanche lui come aveva fatto a vederla. E se non ti sbrighi, finirò tutta all'acqua calda. Lui la guardò a sua volta voglioso e si atteggiò un poco, impettendosi. Come desiderate, signorina. Concluse spogliandosi ed entrando nella doccia, mettendosi davanti a lei. Ginevra lo accolse con una spugna insaponata e le fece il gesto di girarsi. Bruno obbedì e si lasciò guidare dal suo tocco sotto lo scroscio dell'acqua calda, sentendosi in pace con il mondo. Cercava di pensare ad altro, anche per non farsi venire l'erezione. Non era per niente facile distogliere lo sguardo da quei fianchi morbidi, quei seni grandi e tondi, quelle mani perennemente fredde sopra la sua pelle. Merda, lo sapevo. Ecco fatto. Fece un passo indietro e i loro sguardi si incrociarono. Ginevra aveva gli occhi leggermente arrossati, come stanca. Per fortuna non se n'è accorta. Posso lavarti anch'io? Ok, fai pure. Gli passò poi la spugna e lui si avvicinò per lavare le sue spalle. Si sentì tremare. Sentire le sue mani sulla sua pelle era la cosa più rilassante che si potesse desiderare. L'acqua continuava a scorrere, irrefrenabile, e la spugna andava insinuandosi nelle sue parti più sensibili, sfiorando il clitoride, elargendole una sensazione di piacere mai provata. Cercò di resistere, ma anziché mantenere un'espressione neutra, le sfuggirono un paio di risolini. Smettila di ridere, disse mentre faceva passare la spugna sul suo seno, osservando inoltre il suo volto bagnato dall'acqua calda, un leggero colorito rossastro sulle guance e la coda alta dalle punte umide. Mi fai solletico? Come può una spugna come questa farti il solletico? Sogghignò restituendole la spugna ancora insaponata. A me non fa niente. Forse perché non lo soffri affatto. Beato te. Borbottò le ultime parole per poi andare sotto il soffione della doccia e sciacquare via la schiuma. Si continuava a ripetere che il tempo stringeva. Aveva quasi paura di non essere puntuale e fare una pessima figura con gli altri. Stava per allungare una mano verso la maniglia della doccia per aprire le ante, quando sentì le mani di Bruno piene di sapone avvolgerle i fianchi ed accarezzarla. Una mano salì lenta sul suo petto, stringendo poi un seno tra le dita e giocare con il suo capezzolo usando l'indice. L'acqua picchiettava sul suo corpo, quel calore unito a quello di lui la sovrastò e si ritrovò a doversi lasciare andare al suo tocco delicato e allo stesso tempo lussurioso. Non sapeva neanche descrivere quello che stava provando. Se continuiamo così, faremo tardi. Abbiamo tutto il tempo del mondo per prepararci, replicò sfiorandole la punta del naso con la sua. Piuttosto, finiamo di farci la doccia. La vide sorridere e prontamente aumentò quel contatto fisico. Adorava la sensazione del suo corpo sul suo,
adorava il semplice fatto che fosse lì con lui. Jean si lasciò baciare mentre l'altra mano, quella che teneva la spugna, passò dal girovito alla sua intimità. La sfregò con voluttà, strappando le gemiti soffici, così dolci da istigarlo a continuare. Lei si abbandonò al piacere. Era difficile resistergli.